Contro il Cuneo la Fiorentina centra la decima vittoria e grazie anche al passo falso del Brescia, a Verona si laurea campione d'inverno con una partita d'anticipo e con ben 6 punti sulle seconde. Lo sapete, a me il campione d'inverno è bello, sì. Che c'entra, però a me interessa poco, insomma mancano ancora 12 partite, sono tante, e dobbiamo stare molto attenti, però sicuramente i risultati oggi ci hanno dato una spinta in più a farci capire che stiamo lavorando bene e che per adesso 10 su 10 potranno vincere, insomma. Le Viola vincono 2-0 segnando un gol per tempo, parte bene la capolista con Bartoli che smarca Mauro, il diagonale dell'attaccante viene respinto ottimamente da Ozzimo. Il risultato si sblocca al 44esimo, il portiere non trattiene il tiro di Adami, Parisi arriva per prima sul pallone e serve a centro area Bonetti che non può sbagliare. La Fiorentina parte forte anche nella ripresa e dal 59esimo chiude i conti. Caccamo scappa sulla fascia sinistra e pennella un cross che Triolo, subentrata l'infortunata Ozzimo, non trattiene. Tatiana Bonetti ringrazia e realizza la doppietta. Il Cuneo prova ad entrare in partita ma non crea particolari grattacapi ad Ostrom. Sono invece le padrone di casa a sfiorare il terzo gol al 75esimo con Parisi che, ottimamente servita da Bonetti, si vede respingere il diagonale da Triolo. All'80esimo punizione di Bonetti per la testa di Orlandi che colpisce la traversa, poi Parisi in sacca, ma l'arbitro annulla per fallo sul portiere. È l'ultima emozione della partita che vede la Fiorentina superare il Cuneo 2-0. L'importante era portare questi 3 punti a casa, con un campo così ghiacciato non è stato semplice, anche perché con una squadra che si chiude non riuscire ad allargare il gioco in entrambe le fasce diventa ancora più complicato. L'importante è aver trovato il gol che ha sbloccato la partita nel primo tempo e aver chiuso la partita nel secondo e aver portato questi 3 punti fondamentali.